Buonasera a tutti, apriamo quindi ufficialmente questa seduta del Consiglio Comunale del 3/8/2021 e cedo la parola alla dottoressa Vecchi per l'appello. Prego, dottoressa. Semproni Mario, Tulli Giuseppina, Ferrante Vincenzo, Camplese Emilio, Di Vincenzo Lorenza, Campitelli Nunzio, Petrucci Gilberto, Baldacchini Antonio, presente. Mergiotti Manfredo, Cardone Lucia, Marrone Tania, Savini Camillo, Falconetti Luca, Duttilo Paola Maria, Della Valle Gianni, Napoletano Ennio, Severo Giovanni. I consiglieri Camplese e Di Vincenzo hanno presentato una nota con cui giustificano l'assenza. Grazie dottoressa. Apriamo questa seduta del Consiglio Comunale con 11 presenti, assenti, 6 assenti. Quindi apriamo il Consiglio Comunale con le comunicazioni del Presidente. A proposito, c'è una comunicazione del responsabile dell'area finanziaria, ve la leggo. Richiamato l'articolo 175,5 bis del decreto legislativo 18/8/2000 numero 267, il quale prevede che la Giunta Comunale possa adottare variazioni al bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, da comunicarsi secondo modalità stabilite dal regolamento di contabilità. Visto l'articolo 26 del vigente regolamento comunale di contabilità, comunica che la Giunta Comunale, con deliberazioni di seguito indicate, ha effettuato variazioni al bilancio di previsione ai sensi dell'articolo 175,5 bis del decreto legislativo numero 267 del 2000. Quindi Giunta Comunale numero 90, la delibera dell'8/7/2021, ad oggetto adeguamento previsione del bilancio di previsione 2021-2023 alle risultanze del rendiconto di gestione 2020, articolo 227-6-4-12. Ok. Bene. Andiamo con il punto 2. Ah, sindaco, chiedo scusa. Diamo parola al sindaco. Prego, ne ha facoltà. Grazie, Presidente. Allora, faccio una comunicazione ai consiglieri presenti che in data 20 luglio 2021, protocollo numero 9626, ho ricevuto da parte della consigliera dottoressa Lorenza Di Vincenzo la dimissione da assessore. Quindi lei ha rimesso a me le cariche che le avevo assegnate anni fa all'epoca, io ho preso atto della dimissione da assessore e tutto ciò che veniva gestito come cariche dalla dottoressa Di Vincenzo le ho prese in mano io e curerò quelle cose che la dottoressa stava portando avanti. Grazie. Grazie sindaco. Proseguiamo con il punto 2. Comunicazione del Consiglio Comunale, articolo 166,2 del decreto legislativo numero 267 del 2000, prelevamento dal fondo di riserva, deliberazione di Giunta Comunale numero 89 del 6/7/2021. Illustra la delibera il punto l'assessore Petrucci. Prego, mia facoltà. Grazie Presidente, sì. Solo una comunicazione al Consiglio Comunale. In virtù della delibera di giunta numero 89 del 6 luglio 2021 è stato effettuato un prelevamento dal fondo di riserva del valore di circa di 13.000 euro che è stato utilizzato per rimpinguare il capitolo delle spese e liti. Grazie. Grazie all'assessore Petrucci. Questa è una comunicazione, quindi non va assolutamente votata. E passiamo al punto 3, assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2021 ai sensi degli articoli 175,8 e 193 del decreto legislativo numero 267 del 2000. Illustra la delibera l'assessore Petrucci. Prego, ne ha facoltà.
Sì, grazie Presidente, anche in questo caso è una delibera che insomma dobbiamo una sorta di ratifica, visto e considerato che in data 22 aprile 2021 con delibera del Consiglio Comunale numero 10 è stato approvato sia la nota di aggiornamento al DUP sia il bilancio di previsione, quindi non ci sono state variazioni e quindi deliberiamo il mantenimento degli equilibri di bilancio come previsto ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo 267. La delibera è corredata anche del parere favorevole del responsabile di area finanziaria e del revisore dei conti. Grazie. Bene, se ci sono interventi si prenota il capogruppo Falcone, ti prego. Grazie Presidente, intanto volevo chiedere all'assessore Petrucci, insomma a chi per lui, se potete darci copia del parere del revisore, perché quello della dottoressa Cicoria ce l'abbiamo, questo non ancora. E inoltre poi volevo, anche se è un argomento diciamo non direttamente correlato alla delibera, insomma che è una delibera tecnica di bilancio, siccome in settimana è stata riaperta finalmente la villa comunale e sono state appunto fatte delle migliorie che sono andate anche nella direzione di quello che noi, soprattutto l'ex consigliere Fidanza, ha detto, insomma, per anni abbiamo fatto delle proposte in consiglio, abbiamo fatto anche delle integrazioni, degli emendamenti al bilancio che poi alcuni sono stati approvati, altri meno, e quindi notiamo con favore che sono state fatte delle migliorie soprattutto per quanto riguarda i giochi, visto che sono stati installati altri giochi inclusivi oltre a quelli che avevamo fatto installare noi con l'emendamento appunto al bilancio del 2019, se non erro. Quello che però volevo chiedervi, volevo dirvi, ho avuto modo di parlare anche con l'assessore Tulli, però già che ci siamo in questa sede, volevo appunto mettere al corrente anche gli altri membri del Consiglio e della Giunta. Vi ricordo che nell'ultimo bilancio, fra i vari emendamenti che sono stati approvati all'unanimità, tra l'altro, quindi sia da maggioranza che opposizione, c'era anche l'installazione delle panchine rosse, una o più, in base a quello che il budget consente, a favore della giornata internazionale della donna. Quindi siccome sia è stata rifatta la pavimentazione a Viale Ringa ed è stata aggiustata, insomma, la villa comunale, possiamo insomma decidere insieme, o potete decidere voi, dove installare queste panchine, visto che comunque i fondi sono stati stanziati in bilancio. E un'altra cosa che volevo appunto dirvi, e anche questo invece fu oggetto di un nostro emendamento sempre nel 2019, che però fu respinto, che era la sistemazione delle panchine esterne alla villa comunale, quindi lungo il viale, che però alcune sono ancora danneggiate, mancanti di alcune stecche, okay, visto che comunque è stato fatto un intervento abbastanza importante, diciamo che è un dettaglio che in qualche modo vi invito a voler sistemare, perché ripeto, è stato fatto un buon lavoro per quanto riguarda il parco della villa comunale, quindi con poco diciamo si può fare un'ulteriore miglioria. E appunto rinnovo l'invito anche ad installare quest'ulteriore panchina. Sempre in merito al bilancio che è stato approvato quest'anno, e quindi per quanto riguarda i fondi che sono stati stanziati sia su nostra iniziativa, ma poi anche su diciamo è stato anche ampliato, sono stati ampliati da voi i fondi per quanto riguarda il sociale e l'aiuto agli indigenti. Volevo chiedervi la cortesia, ma credo che sia anche dovere, quello di pubblicizzarlo in qualche modo, di far conoscere comunque alla cittadinanza, soprattutto ai servizi sociali, che ci sono questi fondi a disposizione, ed anche di mettervi in contatto con le varie associazioni che ci sono a Penne per quanto riguarda l'ulteriore fondo che fu stanziato per il superamento o l'abbattimento delle barriere architettoniche, altrimenti si rischia, se i cittadini non ne sono a conoscenza, che questi fondi, che comunque sono già stati stanziati in bilancio, quindi non devono essere, non sono risorse che devono essere trovate, però è ovvio che i cittadini che dovessero averne bisogno per delle opere che riguardano il suolo comunale,
di mettere a conoscenza queste associazioni o anche i cittadini attraverso il sito internet istituzionale del comune che c'è questo fondo, e quindi se ci sono delle persone che fanno delle segnalazioni all'ufficio tecnico si può provvedere alla riparazione o comunque al superamento di queste barriere tramite fondi che, ripeto, sono già stati inseriti in bilancio. Grazie. Grazie capogruppo. Se ci sono altri interventi in merito, prego assessore Petrucci. Sì, intanto ringrazio il capogruppo Falconetti. Allora, per quanto riguarda poi la panchina rossa risponderà l'assessore Tulli, che ha la delega all'arredo urbano. Per quanto riguarda invece i fondi per le barriere architettoniche, sì, confermo che i fondi sono in bilancio. Tra l'altro abbiamo ricevuto qualche giorno fa anche un relativo contributo della Regione Abruzzo di 10.000 euro per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli immobili privati, e saranno presto distribuiti attraverso l'ufficio tecnico. All'interno del provvedimento ovviamente ci sarà anche il fondo previsto dall'emendamento che porta insomma la vostra firma. Per quanto riguarda invece i fondi relativi alle famiglie insomma indigenti, abbiamo previsto un bando che a breve sarà pubblicato, sia per quanto riguarda l'abbattimento del costo delle bollette energetiche, in particolare gas ed corrente e luce, e per di più per il pagamento anche, o meglio un'integrazione al reddito per abbattere il costo degli affitti, soprattutto per quelle famiglie che hanno un reddito ISEE basso. Quindi volevo solo confermare queste. Intanto ringrazio comunque il consigliere Falconetti per questi temi, che sono temi importanti, insomma, ecco. Grazie assessore. L'assessore Pinatulli, prego, mia facoltà. Allora, volevo ringraziarvi per le idee che a volte avete condiviso con noi, anche se non sempre è stato possibile conciliarle tutte. Per quanto riguarda la panchina rossa, è un tema che noi abbiamo abbracciato sin dall'inizio, anche perché fa veramente, sapete che noi abbiamo rinnovato la convenzione per lo sportello per sostenere le donne vittime di violenza, quindi è un tema a noi molto caro. Purtroppo sono stata assorbita da varie cose e anche dalla villa comunale, però non ho dimenticato, nessuno di noi ha dimenticato quello che ci eravamo detti, quindi al più presto porteremo a termine anche questa cosa. E gradirei moltissimo di scegliere insieme dove posizionarla, perché nel momento in cui voi l'avete pensata, penso che abbiate anche un'idea di dove vi piacerebbe collocarla. Grazie. Grazie assessore. Se non ci sono altri interventi in merito, possiamo... Dichiarazione di voto? Neanche. Allora passiamo direttamente al voto. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti? Due. Immediata esecutività. Voti favorevoli? Astenuti? Quindi approvata con 9 voti favorevoli e 2 astenuti. Quindi diciamo che abbiamo concluso questa seduta del Consiglio Comunale. In conclusione volevo invitare tutti voi per l'inaugurazione del nuovo Stadio Sicelli. In erbimento sintetico i lavori sono terminati, ci sarà quindi giorno 6, venerdì 6 alle ore 17.30, siete tutti invitati per questa cerimonia di inaugurazione dello stadio Ossicelli. C'è anche la partita con Pescara, l'amichevole, quindi sono 300 posti a prenotazione, però credo che per i consiglieri c'era stato qualche, sì, lasciato qualche posto. Bene, buonasera a tutti e grazie di tutto.